Allora, stasera cercherò di raccontarvi appunto quello che sta accadendo al nostro pianeta e lo farò partendo da tre date. Quindi ci sono tre date che sono esemplificative e che servono proprio da punto di inizio di questa storia. La prima data è il 24 dicembre del 1968, la vigilia di Natale del 1968, l'uomo per la prima volta fotografa il pianeta su cui abitiamo dall'esterno. Quella foto che oggi molti di noi hanno sui propri telefonini o come sfondo del proprio computer, il nostro pianeta a colori, meraviglioso, che naviga nel nero dell'universo. È una foto molto recente, un'immagine molto recente. Fino alla vigilia di Natale del 1968 non l'avevamo mai visto. Perché è fondamentale questo momento? Beh, è fondamentale perché vedere la unicità della Terra in una immagine ha cambiato la nostra coscienza. Abbiamo capito che il nostro pianeta era un luogo particolare, un luogo unico, ma anche un luogo fragile, piccolo. Abbiamo sempre pensato che le risorse, che le possibilità che la Terra offriva fossero infinite, invece vederlo da fuori cambia molto. Tant'è vero che molta di quella che oggi noi conosciamo con una terminologia che a me non piace neanche molto, come coscienza ambientalista, insomma, tutto il cominciare a interrogarsi sul nostro effetto su questo pianeta nasce proprio in quel periodo, con quella foto lì. Una foto di quella serie, e probabilmente molti di voi l'avranno vista, mostra la Terra che sorge oltre l'orizzonte lunare. Quindi si vede l'orizzonte della Luna e questa, la Terra che sorge dietro. È una foto il cui nome è L'alba della Terra. Ed è l'immagine più riprodotta della storia dell'umanità. Che cosa vediamo da questa foto? Cosa vediamo in questa serie di foto del 1968? Beh, vediamo un pianeta colorato. Un pianeta, noi lo conosciamo, di solito parliamo della Terra come il pianeta blu, come se la caratteristica fondamentale, ciò che lo differenzia da tutti gli altri luoghi dell'universo, sia il fatto che su questo pianeta c'è l'acqua. E sicuramente il nostro pianeta è pieno di acqua. Ma non è questa la caratteristica unica del nostro pianeta. C'è tanta acqua anche semplicemente nel nostro sistema solare, senza allontanarci molto. C'è acqua su Titano, c'è acqua su Europa. Pensate, c'è anche acqua su Marte e sulla Luna, non in forma liquida, in forma ghiacciata, ma c'è. E allora che cos'è che rende invece il nostro pianeta unico, realmente unico? Beh, qualcosa a cui noi non facciamo molto caso perché ci viviamo immersi. E come sempre, quando viviamo immersi in qualche cosa, crediamo che questa cosa sia una cosa molto comune, sia una cosa che esiste dappertutto. Beh, questa cosa si chiama la vita. La vita. Il nostro pianeta è l'unico luogo dell'universo che conosciamo dove esiste la vita per ora. Guardate che questa è una questione molto importante, una questione fondamentale. Il fatto che si parli così spesso e così tanto del fatto che ci sia tanta vita al di fuori della Terra, che chissà quanti altri pianeti nell'universo ci saranno pieni di vita, è basata esclusiva su nulla, su nessuna prova, evidenza scientifica. Mettiamola in un'altra maniera. Se tantissimi scienziati raccontano questa storia di una grande ricchezza di vita nell'universo, si comportano in maniera non scientifica. Il metodo scientifico ha proprio un principio fondamentale. È lo stesso principio per cui praticamente la scienza non si può occupare di Dio.
Perché? Cosa dice questo principio fondamentale del metodo scientifico? Dice, fino a quando non esiste alcuna evidenza, quindi evidenza vuol dire prova, anche minima, che un fenomeno esiste, dobbiamo comportarci come se quel fenomeno non esista. È semplice. Allora, fino a quando non avremo prova che esiste la vita al di fuori del nostro pianeta, cosa della quale, vi ripeto, finora non abbiamo neanche vagamente una traccia, allora noi dobbiamo comportarci come se la vita esistesse soltanto sul nostro pianeta. Cambia qualcosa questo? Beh, cambia tantissimo. Intanto perché ci fa capire che la vita è una questione incredibilmente rara, talmente rara che potrebbe essere unica. E guardate che anche sulla Terra il fatto che noi viviamo immersi nella vita, come vi dicevo prima, altera la nostra percezione del problema. Noi crediamo che la vita sia una questione comunissima. In realtà anche sul nostro pianeta tutta la vita è limitata a uno straterello infinitesimo, 20 chilometri di altezza. E sto esagerando, da 10 chilometri sotto il livello del mare, non ci arriviamo neanche, a 10 chilometri sopra il livello del mare. Lì, in questo strato, quella che si chiama biosfera, esiste tutta la vita che noi conosciamo. Ora, se torniamo a quell'immagine di prima che vi avevo detto, il nostro pianeta che galleggia nel nero dell'universo, se noi volessimo vedere questo strato in cui è presente la vita, beh, questo sarebbe uno strato così incredibilmente sottile da non essere evidente, non lo potremmo vedere. Lì è tutta la vita, anzi, il 97% della vita sta in uno strato di 2 chilometri. Perché vi racconto questo? Perché voi capiate innanzitutto la fortuna che potremmo avere. Potremmo tranquillamente essere l'unico luogo in cui è presente la vita. Anzi, vi ripeto, fino a quando non avremo una prova contraria, noi dovremmo comportarci come se questo fosse l'unico luogo in grado di ospitare la vita. Punto numero uno. Perché non ci comportiamo invece in questa maniera? Beh, io credo che anche l'idea che ci sia tanta vita intorno sia nata come una specie di spinta alla deresponsabilizzazione. Pensate che responsabilità avremmo noi uomini se fossimo davvero, se questo pianeta fosse davvero l'unico luogo su cui esiste la vita. Il secondo punto è: che cosa ne stiamo facendo di questa vita? E questo è un punto fondamentale, un punto che sfugge all'analisi di moltissimi. Uno, pensando appunto che la vita sia una questione così comune. Punto numero due, in che condizioni è questo fenomeno così raro e unico, di cui noi, essendo la nostra specie, una specie particolare, dovremmo avere una certa cura. Beh, in che condizioni è? Vediamo la seconda data per raccontarvi che condizioni è. Questa data è il 15 febbraio del 2021. Cosa accade il 15 febbraio del 2021? Beh, accade qualche cosa che sarà ricordato per sempre come un momento epocale, cioè un momento che divide un prima e un dopo della storia di questo pianeta. Quando fra qualche tempo penseremo al 2021, Non associeremo questa data al Covid, così come noi non associamo il 1918 all'influenza spagnola, ma lo associamo a un evento molto più grave che era la Prima Guerra Mondiale. Beh, fra qualche tempo, quando penseremo al 2021, l'evento fondamentale è questo di cui ora vi parlo, un evento che cambia la storia del pianeta, prima e dopo. Cos'è accaduto? Il 15 febbraio del 2021. È accaduto che dal 15 febbraio del 2021 in poi, su questo pianeta, c'è
più ci sono in peso più materiali sintetici prodotti dall'uomo che vita. Dal 15 febbraio del 2021 c'è più cemento, per capirci, per quantificare, che alberi, che piante, in peso, c'è più plastica, il doppio, che animali, in peso. Ora, perché voi capiate l'enormità di ciò che vi sto dicendo, dovete innanzitutto pensare che la nostra specie, in peso, rappresenta meno dello 0,01% della vita. Quindi è irrilevante in termini di peso. E il secondo punto che dovete avere presente è che soltanto un secolo fa, nel 1920, la percentuale di ciò che avevamo creato come materiale sintetico sul peso della vita era piccolissima, lo 0,4%. Niente. Non so se mi state seguendo. Quindi nel giro di un secolo noi abbiamo da una parte prodotto tanto materiale sintetico da superare il peso della vita. Per raggiungere un risultato del genere non è una cosa facile. Per raggiungere un risultato del genere bisogna fare questa cosa qua. Bisogna da una parte distruggere quanta più vita possibile. Cosa che abbiamo fatto molto bene, ora vi racconterò quanto in quest'ultimo secolo. E dall'altra parte dovete produrre tanto materiale sintetico. Vediamo il primo punto, riduzione del peso della vita. Che cosa è accaduto alla vita? Intanto, che cos'è questa vita? Com'è composta questo fenomeno così raro che noi guardiamo sempre soltanto con i nostri occhi? È composto per l'87% da piante, per lo 0,3% da animali. Tutti insieme, tutti gli animali, noi compresi, siamo solo lo 0,3% della vita. Poi ci sono i funghi, che sono 4 volte gli animali, 1,2, e tutto il resto sono microorganismi. Ma le piante sono la stragrande maggioranza della vita, l'87% della vita è fatta da loro, da piante. E allora, quando parliamo di vita, parliamo di piante e dobbiamo iniziare a vedere come stanno messe. Agli inizi della nostra civiltà, della civiltà umana, la civiltà umana si fa risalire a 12.000 anni fa, più o meno. Fino a 12.000 anni fa l'uomo era un raccoglitore-cacciatore, quindi era una specie come tante, che andava in giro per il pianeta, raccoglieva ciò di cui aveva necessità in maniera nomade, spostandosi. Poi 12.000 anni fa avviene la rivoluzione dell'agricoltura, inventiamo l'agricoltura. E inventando l'agricoltura ovviamente dobbiamo rimanere stanziali, fermi, perché se piantiamo un seme dobbiamo aspettare che questo produca il seme che poi mangeremo. E quindi rimaniamo fermi, costruiamo le nostre prime città, i nostri primi insediamenti. Civiltà viene proprio dalla parola città, civis. 12.000 anni fa, sembra tanto, ma nella storia della vita è niente. Pensate che la vita su questo pianeta ha 4 miliardi di anni. Quindi 12.000 anni fa è nulla. Beh, 12.000 anni fa su questo pianeta c'erano 6.000 miliardi di alberi. Oggi ce ne sono 3.000 miliardi, la metà. E uno potrebbe dire, beh, non è mica male. Insomma, ne rimangono sempre 3.000 miliardi. Ne abbiamo tagliati 3.000 miliardi in 12.000 anni, abbiamo tempo. No, sarebbe un pensiero sbagliato. 3.000 miliardi di alberi è la quantità minima, probabilmente anzi è sotto la quantità minima per garantire la sopravvivenza delle specie animali, per una serie di motivi. Non sicuramente non per la produzione di ossigeno, ma per esempio per il fatto che fissano l'anidride carbonica, e poi vedremo perché questo è fondamentale. 2.000 miliardi
dei 3.000 miliardi di alberi che abbiamo tagliato, 2.000 miliardi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. Quindi negli ultimi due secoli, dal 1820 ad oggi, abbiamo tagliato 2.000 miliardi di alberi. Quando sentiamo parlare della foresta amazzonica e ci indigniamo perché viene tagliata questa foresta, e ci indigniamo perché questa è una foresta particolare, una delle ultime foreste primarie. E cos'è una foresta primaria? È una foresta che non è mai stata toccata dall'uomo. Non è una foresta come le altre. E spesso anche in consessi internazionali, con ministri di tante nazioni, ho sentito dire: ah, ma perché? Questa foresta amazzonica ce l'hanno lì in America Latina, il Brasile e quei 6-7 paesi lì intorno, Perù, Colombia, che non sono in grado di prendersene cura. L'ho sentito dire spessissimo. Beh, perché ce l'hanno? Perché sono fortunati? No, ce l'hanno perché ancora non l'hanno tagliata. Non è che noi europei siamo sfortunati a non avere una foresta primaria. Ce l'avevamo anche noi. Certo che ce l'avevamo. E quando ce l'avevamo? Fino a quando ce l'avevamo? Perché spesso si sentono dire tante stupidaggini su questo argomento. Quante volte anche voi avrete sentito dire: arrivavano i romani e tagliavano tutte le foreste per farci le navi, per le miniere, per estrarre il rame, per scaldare, eccetera. Ma quando mai? I romani erano quattro gatti e il numero di alberi che hanno tagliato era piccolissimo. Nel 1820, due secoli fa, se una persona fosse partita da Palermo per andare a Oslo, avrebbe viaggiato quasi ininterrottamente all'interno di una foresta primaria europea. L'Europa era quasi ininterrottamente coperta da una foresta primaria. Oggi sapete quanta ne è rimasta di questa foresta primaria europea in due secoli? Avete un'idea? Beh, no, non potreste avere un'idea perché non ne è rimasto neanche un metro quadro. Cioè noi l'abbiamo tagliata tutta, tutta. Non c'è. Quando vedete delle foreste in Europa, quando vedete degli alberi, dei boschi, quelli non sono delle foreste primarie, sono delle foreste in cui l'intervento dell'uomo è stato fondamentale. Non esistono più le foreste primarie in Europa. E perché queste foreste primarie sono importanti? Sono fondamentali queste foreste primarie perché nelle foreste primarie vive la maggior parte della vita. Le specie viventi vivono lì dentro, in queste foreste primarie. E quando le tagliamo, queste specie scompaiono. Scompaiono le piante, scompaiono gli animali. A quale livello? Non so se avete sentito ultimamente, oggi, è stata approvata dal Parlamento europeo una legge fondamentale sul ripristino della natura. Non so se ne avete sentito parlare. La Restoration Law. È una legge fondamentale, una legge unica nel pianeta, direi, è una legge davvero che fa onore all'Unione Europea, perché è una legge che prevede esattamente questa cosa qui, cioè prevede il fatto che i nostri ecosistemi, gli ecosistemi europei, che sono per l'80% danneggiati, siano ripristinati tutti, un 20% entro il 2030, e tutto il resto entro il 2050. Cioè questa legge obbligherà tutti gli stati nazionali, obbligherà, perché questo è un regolamento che diventa immediatamente obbligatorio per tutti gli stati nazionali, a ripristinare gli ecosistemi nazionali, tutti, marini e terrestri. Entro il 2050, guardate che è una legge veramente unica. Un caposaldo, una pietra miliare, la prima volta che sul pianeta un gruppo di cittadini così ampio come l'Unione Europea
si impegna a fare una cosa del genere? Perché l'Unione Europea ha approvato questa legge per una manciata di voti, ma l'ha approvata? Perché? Beh, perché per un motivo semplicissimo, che però sfugge, sembra, alla maggioranza delle persone. Noi dipendiamo dalla natura, noi uomini dipendiamo dalla natura. Le nostre economie dipendono dalla natura. I servizi che la natura fornisce alle nostre economie sono letteralmente inestimabili. E il fatto che le nostre azioni vadano a consumare e a terminare queste risorse che la natura ci offre non fa altro che destinare tutte le nostre economie e tutto il nostro futuro al disastro. Non c'è un'altra, vedete, non c'è una possibilità. L'idea che l'uomo sia al di fuori della natura, che è andata moltissimo negli ultimi due secoli, che l'uomo si sia, che grazie al progresso l'uomo si sia emancipato dalla natura, che non faccia più parte della natura e quindi anzi sia sopra la natura, è un'idea folle, è un'idea incredibilmente pericolosa, perché fino a quando respireremo, mangeremo, nasceremo e moriremo, saremo parte della natura. Sapete cosa vuol dire natura? Da dove viene? Viene da natum, essere nato. Chiunque sia nato, sia questo un batterio o un uomo, fa parte della natura. E noi facciamo parte della natura, ogni tanto arriva qualche scrollone, qualche piccola, diciamo, vibrazione che ce lo ricorda, qualche virus, qualche tempesta, qualche cosa che ci ricorda del fatto che noi siamo parte della natura. L'Unione Europea, il Parlamento Europeo, quindi ha votato per questa legge fondamentale che cerca di mettere un freno, di mettere una piccola pezza a qualche cosa che sta accadendo e di cui non si parla a sufficienza. Nel 2021, sempre, il governo britannico, vi cito tutti quanti i dati che provengono da fonti scientifiche di assoluta affidabilità, commissiona all'Università di Cambridge, che è ancora oggi il principale centro di eccellenza scientifica del pianeta, commissiona all'Università di Cambridge un report sullo stato della biodiversità. Che cos'è la biodiversità? È il numero delle specie, come stanno lo stato della vita, potremmo dire. Un report sullo stato della vita, in che condizioni è la vita della Terra. Perché lo vuole sapere il governo britannico? Attenzione, questa è una questione interessante. Beh, lo vuole sapere perché vuole sapere quanto vale questa biodiversità, cioè il fatto che noi la stiamo distruggendo, che effetti avrà sulle nostre economie nel futuro. Quindi, però, se senza luce vi perdo tutti. Cioè, è un invito a dormire. Beh, tornata la luce. Che cosa scrive l'Università di Cambridge? Beh, l'Università di Cambridge, dopo due anni di lavoro affidati al professor Dasgupta, pubblica un report che si chiama, che viene conosciuta la Dasgupta Review. Lasciate perdere come è conosciuta, chiunque di voi sia interessato a questi temi dovrebbe andarla a trovare in internet, è un documento ponderosissimo, di 600 pagine, lasciate perdere il documento completo, ne esiste però una versione sintetica di 15 pagine. Questa invece andatevela a leggere. Andatevela a leggere perché è una lettura preoccupante, ma è una lettura fondamentale per capire cosa sta accadendo, perché vedete, dalla Dasgupta Review
scoprite, ad esempio, che dal 1970, state attenti, vedete come i tempi di questo racconto si accelerano, 12.000 anni, 200 anni, ora 50 anni, dal 1970 ad oggi la quantità di animali che sono presenti su questo pianeta, tutti, si è dimezzata. Cioè dal 1970 ad oggi, sul pianeta Terra, c'è la metà esatta lo dico io, la Das Gupta Review dice c'è stata una riduzione che va fra il 50 e il 70%. Quindi prendiamo il dato più ottimistico, 50%. C'è stata una riduzione della metà degli animali, tutti. Non una specie, due specie, cinque specie, mille specie. Oggi c'è la metà degli animali degli anni 70. Alcuni gruppi di animali non ci sono più. Vi faccio un esempio. Se c'è qualche ragazzino qui dentro, mi sembra di no, ma qualora ci fosse, quante volte hai incontrato rane, ranocchie e rospi? Poco. Oggi rane, ranocchie, rospi non si incontrano più, non si parli di una roba strana come i tritoni, le salamandre. Ma chi l'ha mai vista? Beh, quando ero ragazzino io, le rane bisognava scansarle da quante ce n'erano. Perché i ragazzi, chi oggi ha 13, 14 anni, 15, non ha mai visto una rana? Non perché abita in città, non ha mai visto una rana, perché gli anfibi, tutto il gruppo degli anfibi, si è ridotto del 98%. Cioè rispetto al 1970 ci sono il 2% degli anfibi che c'erano nel 1970, oggi. E uno potrebbe dire, vabbè, ma sai che a me alla fine degli alberi non me ne frega nulla, e neanche degli anfibi, e degli animali in genere, dei mammiferi però, magari vi interessa, perché noi siamo mammiferi, quegli animali che noi conosciamo sono quasi sempre mammiferi. Come stanno messi i mammiferi? La Das Gupta Review, vi ripeto sempre, Università di Cambridge, 2021, ci dice che il 96%, state ad ascoltare i numeri, il 96% dei mammiferi che oggi esistono sul pianeta Terra sono uomini o animali che noi alleviamo per il nostro consumo alimentare. Quindi soltanto il 4% dei mammiferi del pianeta Terra sono animali selvatici. E voi direte, vabbè, e gli uccelli? L'80% degli uccelli presenti sul pianeta Terra sono pollame. E poi, siccome siamo a Porte dei Marmi, sarete interessati ai pesci. E molti di voi, ne sono certo, tornano ogni tanto a casa dicendo, guarda questi pesci, li vedi? Stamattina ero sulla spiaggia, li ho visti tornare il pescatore, me li ha dati in mano. Questi sono pesci selvatici, sono pesci pescati stamattina. Beh, sappiate che non è vero. Il 99% sono dati inoppugnabili del pesce che mangiamo sul pianeta Terra è da allevamento ormai. Il 99%. Non c'è un solo modello che dica che ci sarà sufficiente pesce perché, diciamo, continuino ad esserci le specie nei prossimi 30 anni. E in pratica la Das Gupta Review dice i pesci sono finiti. Ce li siamo finiti, come gli anfibi. In una quantità di tempo minuscola. Allora, capite perché è fondamentale la legge dell'Unione Europea che dice cerchiamo di restaurare, e questo è proprio il termine, ripristinare i nostri ecosistemi, perché se non facciamo questo scomparirà la vita, e questa è la questione fondamentale. Noi non siamo fuori da questa vita,
e quindi scompariremo anche noi. La questione importante che voi dovreste, che tutti quanti dovrebbero avere molto chiaro, è che la vita non è la vita nostra di una specie o di un'altra. Perché questo fenomeno così raro, così fragile, così straordinario è apparso su questo pianeta? È apparso soltanto, per quanto ne sappiamo noi ora, su questo pianeta perché la vita è una questione complessissima. Perché le specie, non l'apparizione della vita, lasciamola stare quella roba là, ma proprio perché la vita possa continuare a esistere, bisogna che ci siano milioni di specie. La vita dovete guardarla come una rete. Immaginate una rete da pesca. È come una rete. Ogni nodo della rete da pesca è una specie vivente. Ogni volta che una di queste specie scompare, questo nodo si dissolve. Fino a un certo punto, come sa qualunque pescatore, la rete funziona, continua a funzionare, ma c'è una soglia al di sotto della quale la rete non funziona più, si dissolve. E che cosa accade quando si dissolve questa rete? Accade una cosa che si chiamano estinzioni di massa. Le estinzioni di massa non è una cosa rara, vedete, questa è una questione, e ce ne sono già state 5 su questo pianeta. L'ultima 66 milioni di anni fa, quando è caduto un meteorite sullo Yucatan e sono scomparsi i dinosauri. Come è accaduta questa estinzione che ha messo fine al Cretaceo e alla vita dei dinosauri? Noi di solito abbiamo una visione molto da film. Pensiamo che sia caduto questo meteorite e che per la botta e tutti questi dinosauri siano morti. In realtà quello che è accaduto è una cosa un po' diversa. È caduto il meteorite, è cambiato il clima del pianeta, il 75% degli animali è scomparso. E tutto questo è accaduto in un tempo brevissimo, 2 milioni di anni. Questa, la fine dei dinosauri, la fine del Cretaceo, la quinta estinzione di massa, è la più veloce estinzione che conosciamo ed è avvenuta in 2 milioni di anni. Oggi noi abbiamo un tasso di estinzione simile, però sta avvenendo in qualche decina di anni. E andiamo al terzo punto, al punto che riguarda appunto il clima, e alla terza data. Qual è questa data? Beh, questa data è qui veramente... Non si fa in tempo a rincorrerlo. Bisogna sempre aggiornarla, perché vedete, il 7 luglio di quest'anno, del 2023, abbiamo misurato la temperatura più elevata mai misurata prima del nostro pianeta, la temperatura media. Il 7 luglio del 2023, la temperatura media del pianeta è stata di 17,01 gradi centigradi, media di tutto il pianeta. Il record precedente era 16,80, lo avevamo misurato nel 2016. Sono passati 4 giorni. Ieri, 11 luglio, la temperatura media più alta del pianeta misurata è stata di 17,2 gradi centigradi. Quindi nell'ultima settimana abbiamo avuto 2 record mai misurati prima di aumento della temperatura. Da che cosa è dovuto? A cosa è dovuto questo succedersi di record di temperatura che stiamo vivendo? A un fenomeno che è chiamato riscaldamento globale. A cosa è dovuto il riscaldamento globale? Il riscaldamento globale è dovuto ai gas che producono le attività umane, principalmente l'anidride carbonica in quantità. Questa anidride carbonica va nell'atmosfera, insieme a tanti altri gas, e impedisce al nostro pianeta di raffreddarsi. Cioè, il nostro pianeta si riscalda con i raggi solari, e non si raffredda più, non riirradia più nell'universo, nello spazio, quella parte di calore che irradiava decenni fa, secoli fa.
la trattiene. La temperatura del pianeta aumenta. Di quanto aumenta la temperatura del pianeta? Dal 1900, cerchiamo di usare degli anni standard, dal 1900 ad oggi la temperatura media del pianeta è aumentata di 1,5 gradi dell'intero pianeta. Di quanto aumenterà la temperatura media dell'intero pianeta entro fine secolo questo, entro il 2100? Avrete sentito parlare di tentativi di limitare questo aumento a 1,5 gradi. Ovviamente questo è folle perché l'abbiamo già superato. Quindi è impossibile limitare a 1,5 gradi l'aumento entro fine secolo. Se continua tutto così, entro fine secolo la temperatura del pianeta sarà intorno fra i 2,5 gradi e 3 gradi più alta del 1900. La nuova barriera che ci si è data è 2 gradi, ma anche questo ovviamente è assolutamente... io penso che sia impossibile da attuare, da raggiungere. Ora state attenti, perché su questa questione della temperatura c'è molta confusione, nel senso che 1,5 gradi sembra poco, 2 gradi. Beh, cosa vuoi che cambino 1,5 gradi o 2 gradi? In casa mi cambiano poco. Allora, ora vi faccio due esempi per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Il primo esempio riguarda un periodo della storia dell'Europa in cui ha fatto un freddo terribile, un freddo del diavolo, 1400-1750 più o meno, tre secoli e mezzo, in cui faceva un freddo terribile in Europa. Lo dicono le cronache, lo dicono le registrazioni della temperatura, lo dicono i quadri. Se andate alla Galleria degli Uffizi e guardate le migliaia di quadri che rappresentano Firenze in quel periodo, vi accorgete che ce ne sono tantissimi in cui ci sono persone che camminano sull'Arno. Camminano. Cioè l'Arno durante l'inverno ghiacciava. Ghiacciava a un livello tale che ci si camminava sopra. Una cosa che noi abbiamo imparato a conoscere, ormai non ghiacciano più neanche i fiumi dell'Olanda. Però 20 anni fa ad Amsterdam si camminava sui canali ghiacciati. Ecco, a Firenze lo si faceva nel 1450. Un freddo terribile che è stato super studiato, questo periodo, sono stati pubblicati centinaia di libri. Questo periodo ha un nome, si chiama la piccola era glaciale. Allora, vorrete sapere in che cosa è consistita in termini di variazione della temperatura media la piccola era glaciale? In una riduzione di 0,4 gradi. Cioè 0,4 gradi in meno hanno portato alla piccola era glaciale. Ora pensate che cosa faranno 1,5 gradi o 2 gradi in più. Secondo esempio. Qual è la temperatura del vostro corpo? 36,5 gradi, decimo più, decimo meno. Se gliene mettiamo 1,5 di più o 2 di più, che temperatura avete? 38, 38,5. State bene, no? Non state bene. Tanto non state bene che 38, 38,5 gradi sono incompatibili con la vita dell'uomo alla lunga. Non si può vivere a 38,5 gradi. Il nostro pianeta, non il pianeta, quando parlo del pianeta, voi non dovete pensare alla palla di roccia, dovete pensare a quella strisciolina sottilissima, minuscola e fragile di vita che la circonda. Beh, quella strisciolina lì, questa sottilissima fascia, è come un unico organismo, è come il nostro corpo. Se da 36,5 passa a 38 non sopravvive. E quando parliamo di queste temperature stiamo sempre parlando di temperature medie. E sapete la questione delle medie com'è? Gli americani dicono ci sono le bugie, le grandi bugie, e poi c'è la statistica. Nel senso che con la statistica puoi dire un po' quello che ti pare.
La realtà è che Europa, quanto è aumentata la temperatura dell'Europa dal 1900? Beh, un mese fa Copernicus, che è diciamo, una delle agenzie più significative scientifiche dell'Unione Europea, ci ha detto che si è già scaldata di 2,2 gradi centigradi. E poi scendendo, e l'Italia? L'Italia sta nel mezzo del Mediterraneo, il Mediterraneo è un hotspot, cioè uno dei luoghi del pianeta insieme ai due poli che si sta scaldando di più. Di quanto si è scaldata già l'Italia rispetto al 1900? 2,6 gradi. E le nostre città? Roma rispetto al 1960 è 3,4 gradi più calda. Milano 3,6 gradi più calda. Firenze 3,8 gradi più calda rispetto al 1960. Questo fa sì che queste temperature siano assolutamente incompatibili davvero con un col prosieguo delle attività che noi conosciamo, che abbiamo normalmente portato avanti. Cioè, per far capire che cos'è questo riscaldamento globale, come mai, questo è bene che lo sappiate, per la scienza il riscaldamento globale è il più grave problema che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia, niente di meno, il più grave in assoluto. Beh, c'è una cosa interessante, c'è un sito del Politecnico di Zurigo, di nuovo un altro dei centri più importanti del pianeta per quanto riguarda la ricerca. Questo sito del Politecnico di Zurigo dice, si chiama City Pairing, che vuol dire accoppiamento di città. E che cosa dice questo sito? Beh, è un sito particolare, perché è un sito dove tu metti il nome della tua città e ti viene fuori il nome della città che oggi sul pianeta ha il clima che avrà la tua città fra 50 anni. Chiaro? Per esempio, se mettete Roma, viene Tunisi. Se mettete Londra, viene Barcellona. Se mettete Trieste, viene Catania. E uno potrebbe pensare che è una buona notizia per Trieste e anche per Londra. E che alla fine a Tunisi non è mica che non si vive. Però attenzione, perché intanto queste città sono state create, costruite per un clima che non è quello che sarà. Roma non è stata costruita per essere Tunisi. Londra non è costruita per essere Barcellona. E poi soprattutto vi sarete chiesti, immagino, la domanda seria. Ve la siete fatta o non ve la siete fatta? Qual è la domanda seria? Se mettete Tunisi, se mettete Reggio Calabria, se mettete Catania, se mettete Marrakesh, se mettete Algeri, Alessandria d'Egitto, che cosa viene fuori? Beh, vengono, potete farlo, e vengono fuori tutti i nomi di città che voi non conoscete, non conosco neanch'io, che stanno nel sub-Sahel. E continuiamo a farci questa domanda. E se mettiamo il nome di una città del sub-Sahel, che cosa accade? E lì la questione diventa drammatica, perché se mettete il nome di una città del sub-Sahel, il city pairing, l'accoppiamento delle città, non vi dice niente, non fa apparire nulla. Perché non fa apparire nulla? Perché non ci sono, non è compatibile con la vita. E allora ci dice il Politecnico di Zurigo, nel 2070 il 18% della superficie del pianeta non sarà abitabile per limiti termici, cioè non si potrà starci perché fa troppo caldo.
Quante persone abitano su questo 18%? Oggi quant'è la quantità di terra? Intanto oggi quant'è la quantità di terra su cui non si può vivere perché fa troppo caldo? Lo 0,8%. In 50 anni diventerà il 18%. Quante persone ci vivono sopra oggi su questo 18%? 2 miliardi. E ora capite perché è il più grave problema che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia? Secondo voi cosa faranno queste 2 miliardi di persone quando non si potrà più vivere lì dove stanno oggi? Questi non si sposteranno per andare a cercare condizioni economiche migliori per loro o per i loro figli. Si sposteranno perché dove vivono ora non si può più vivere. E allora come pensate che reagiremo? Cosa pensate che accadrà? Gli scienziati sono persone molto pratiche. Non fanno grandi voli pindarici. E questo è il motivo per cui il riscaldamento globale è il più grave problema che l'umanità abbia mai avuto. Si può risolvere questo problema? E questo è il punto fondamentale. Sì, vedete, il più grave problema che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua vita è un problema incredibilmente semplice. Dipende, di fatto, da una sola cosa. Lo semplifico, ma direi che siamo, anche semplificando, rimane valido al 98%. Dipende dalla quantità di anidride carbonica. Quanta anidride carbonica c'è nell'atmosfera? Questo è l'unico numero che ci dovrebbe interessare. Ed è un paradosso, ma anche, per come lo vedo io, una cosa drammatica e preoccupante il fatto che nessuno mai si chieda quanta anidride carbonica c'è oggi nell'atmosfera. Ed è drammatico e preoccupante che sarà cinque anni che vado a dire in giro ai giornali, alle trasmissioni, che bisognerebbe mettere in prima pagina ogni giorno lì dove si mettono, accanto a dove si mette le nuvole, il sole, per dirci come sarà il giorno della settimana, il meteo, la quantità di anidride carbonica. Perché noi capiremmo tutti, così come quando durante il Covid eravamo tutti diventati esperti di tassi di moltiplicazione del virus, eccetera. Ora non mi ricordo più come si chiamava il parametro, ma ogni giorno stavamo ad ascoltare come andava sto parametro. Questo è l'unico parametro che ci dovrebbe interessare, l'anidride carbonica. E la questione è interessante perché uno potrebbe pensare, ma di questa roba, dell'anidride carbonica, del riscaldamento globale, 50 anni che ne parliamo, di sicuro sta diminuendo. Non fanno altro che riunirsi, fare le COP, le riunioni, COP 21, 22, 25, 26... Starà diminuendo, no, l'anidride carbonica aumenta ogni anno più di quanto era aumentato l'anno precedente. Ciascuno di voi lo può vedere guardando su internet CO2 Today e gli appare. Quanta ce n'è oggi nell'atmosfera? E allora che cosa è accaduto? È accaduto che dal 90 al 2000 l'anidride carbonica aumentava di 1 per anno. Dal 2000 al 2010 aumentava di 1,5 per anno, dal 2010 al 2020 aumentava di 2 per anno, nei primi tre anni del 2020 è aumentata di 3. Questo è quello che sta accadendo, la realtà. E quindi vuol dire che tutto quello che è stato fatto finora, tutte queste politiche che riguardano i tagli delle emissioni dell'anidride carbonica non funzionano. E in effetti non funzionano, perché? Intanto perché praticamente l'unico luogo del pianeta dove c'è una politica che ha una lievissima attenzione a questi argomenti è l'Unione Europea. Ma l'Unione Europea incide soltanto per il 6% dell'anidride carbonica del pianeta. E quindi il fatto che noi siamo bravi e riusciamo a ridurre le nostre emissioni è ininfluente. Il secondo punto
per cui non si riducono le emissioni è perché andare a dire a una nazione riduci le tue emissioni di anidride carbonica equivale letteralmente a dirgli riduci la tua ricchezza, perché qualunque attività produttiva produce anidride carbonica. E quindi è chiaro che nessuna nazione sarà mai disponibile a ridurre la propria ricchezza. Fino a quando? Fino a quando il numero, per una questione, semplicemente una questione di economia spicciola, fino a quando la quantità dei danni non supererà l'aumento della ricchezza, allora interverremo. Ma allora sarà troppo tardi. Non è che accadrà qualcosa di terribile, tipo l'estinzione dell'uomo, ma danni, drammi, questi saranno enormi e sarebbe stato meglio agire prima. Che cosa potremmo fare? Beh, ci sono alcune soluzioni che sono incredibilmente semplici, che prevedono, che non sono delle soluzioni definitive, ma che sono delle soluzioni che ci garantirebbero altri 60-70 anni in cui cambiare la nostra testa. Quali sono queste soluzioni? Beh, dovremmo piantare un'enorme quantità di alberi nel pianeta. Perché gli alberi? Perché gli alberi assorbono l'anidride carbonica, cioè la tirano via dall'atmosfera. Quanti ne dovremmo piantare? Un numero esorbitante, 1.000 miliardi di alberi. Se piantassimo 1.000 miliardi di alberi nei prossimi 10 anni, potremmo riassorbire il 30% del surplus di anidride carbonica. Questo ci regalerebbe 60 anni in cui trovare altre soluzioni, che al momento non abbiamo. È difficile piantare 1.000 miliardi di alberi? Beh, certamente non è una cosa semplice, ma rispetto a qualunque altra soluzione che ovviamente non funziona, perché lo stanno dimostrando, è una soluzione che funzionerebbe senz'altro, perché è una questione semplicemente matematica. Quindi se piantiamo 1.000 miliardi di alberi, questi assorbono il 30% dell'anidride carbonica. È difficile, certo, dobbiamo piantare 100 miliardi di alberi all'anno per 10 anni. Le critiche quali sono? È difficile, questo è stupido, non è difficile per nulla, se lo vogliamo fare lo facciamo tranquillamente. Costa, è ridicolo anche questo, il costo di piantare questi alberi rispetto ai danni che eviterebbe è assolutamente irrilevante. Non c'è posto, questa è la critica più rilevante. Dove li mettiamo 1.000 miliardi di alberi? Beh, in realtà il posto c'è, ce n'è tantissimo, ne abbiamo tagliati 2.000 miliardi negli ultimi 2 secoli, ne possiamo rimettere 1.000 miliardi tranquillamente. Noi abbiamo fatto una serie enorme di studi che mostra come c'è spazio per molto di più che 1.000 miliardi di alberi. Comunque, se anche non ci fosse spazio, noi dovremmo dire, beh, ma come lo utilizziamo lo spazio oggi allora? Perché non ci sia spazio per mettere 1.000 miliardi di alberi? Lo spazio noi lo utilizziamo, allora, la metà dello spazio disponibile del pianeta lo utilizziamo in agricoltura. E quindi uno potrebbe dire, beh, è fondamentale, dobbiamo pur mangiare, ed è vero. Però come lo utilizziamo in agricoltura? E qui vengono fuori, diciamo, delle cose che sono abbastanza illogiche. Pensate che noi usiamo l'80% dello spazio agricolo, giusto per quantificare di che stiamo parlando, 5 Stati Uniti, quindi la superficie di 5 Stati Uniti la utilizziamo, l'80% di tutta la superficie agricola la utilizziamo per la produzione di prodotti animali. Quindi o per l'allevamento diretto degli animali o per dare da mangiare a questi animali. E da questi animali noi otteniamo soltanto il 20% delle calorie che ci nutrono. È ovvio che è folle questa cosa qui, non puoi utilizzare l'80% della superficie per produrre soltanto il 20% delle calorie e poi usare il restante 20% di terra per produrre, che è coltivato direttamente a piante, per produrre l'80% delle calorie. Magari non mi avete seguito in questo 20, 80, 80 e 20, però vi faccio un succo. Voi siete tutti toscani, la maggior parte, quindi
siete di una razza carnivora, lo so. Cioè, io insegno a Firenze da tanti tanti anni, quando 30 anni fa ormai chiedevo ai miei ragazzi delle prime lezioni: ma voi quante volte mangiate la carne? Loro mi guardavano perplessi. Dicevo: ma in che senso, prof? Me lo continuano a chiedere. Ma nel senso, quante volte mangiate la carne? E questi continuavano a dire: ma in che senso? Alla settimana, 7 volte. Molti, 30 anni fa, mi dicevano 14 volte. Io sono sposato con una fiorentina, ma sono di origine siciliana. Quando arrivai, la mia quantità di carne, io ho sempre mangiato pochissima carne, nel sud Italia non si mangia tanta carne. Quando arrivai a Firenze e mi fidanzai con mia moglie, andavo a pranzo, a cena, a casa della sua famiglia, e non esiste la piastra di ghisa era sempre accesa. Cioè, non mangiavano carne solo a colazione, ma a pranzo e a cena la fettina era fondamentale. Ecco. Quindi io, figuratevi se essendomi imparentato con una famiglia così e vivendo in questa magnifica regione ormai da così tanto, vi dico di non mangiare carne. Però provate a pensare che se non carne, ma prodotti animali in genere, quindi anche formaggi, uova, latte, burro, se noi riducessimo del 25% il consumo di prodotti animali, si libererebbe di colpo una quantità di terra come gli Stati Uniti, su cui noi potremmo mettere ben più di 1.000 miliardi di alberi. Ora voi direte: ma perché dovrei limitare del 25% il mio consumo di prodotti animali? E credetemi, se qualcuno vi fa da mangiare e senza dirvi nulla vi riduce del 25% i prodotti animali, voi non ve ne accorgete. Lo dico con cognizione di causa, nel senso che a Firenze, proprio per provare questa cosa, ho fatto l'anno scorso un test con le mense. Le mense universitarie di Firenze producono 30.000 pasti al giorno. Ci siamo messi d'accordo e ho detto: proviamo a ridurre per 3 settimane del 25% la quantità di prodotti animali, senza dire nulla. E poi continuiamo a fare delle interviste agli studenti per dire che cosa ne pensano, come vengono sempre fatte queste interviste per sapere cosa ne pensano della qualità del cibo. Beh, credetemi, su 5.000 interviste nessuno si è accorto che da 3 settimane la quantità di prodotti animali si era ridotta del 25%. Non è possibile che ve ne accorgiate. Non ve ne accorgete. Allora, se riducessimo del 25% la quantità di prodotti animali, avremmo una quantità di terra libera di colpo così grande dove potremmo mettere ben più di 1.000 miliardi di alberi. Come vedete, le soluzioni ci sono e sono semplici. Molto semplici. Che cos'è che è difficile invece? È difficile convincere la maggior parte delle persone e soprattutto chi decide del nostro futuro della gravità della situazione. Ora, chi decide del nostro futuro, la politica, non può essere interessata a questi temi. Perché? Perché la politica ha un orizzonte che è sempre molto breve. Di solito è l'orizzonte delle prossime elezioni, che sono dopo 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Non può essere un orizzonte di 5-10 anni. Per fare questo bisogna che ciascuno di noi abbia chiaro quello che sta accadendo, ed è per questo che è fondamentale che ognuno sappia e ognuno divulghi, ognuno faccia sapere a quante più persone possibili quello che accade. E vi ripeto, queste sono tutti soltanto, vi ho citato stasera soltanto dati scientifici inoppugnabili. È fondamentale che si sappia, perché quando ci sarà una quantità sufficiente di persone che cominceranno
a protestare, a preoccuparsi e a chiedere che ci sia questo cambiamento, allora il cambiamento può avvenire e, ve lo ripeto, è semplice. Questa è la questione incredibile, le soluzioni sono semplicissime. Che problema potrebbe dare piantare tanti alberi? Molti di questi alberi, la maggior parte, dovremmo piantarli nelle nostre città, negli ambienti urbani. Perché negli ambienti urbani? Perché lì viviamo ormai. In Italia l'80% della popolazione vive in centri urbani. A livello mondiale il 70% della popolazione vive nelle città. Si è ribaltata, anche questa percentuale si è ribaltata nel corso di un secolo. Un secolo fa soltanto il 30% della popolazione viveva in città. Oggi soltanto il 30% della popolazione non vive in città. Quindi le città sono il luogo in cui noi produciamo anidride carbonica, in cui noi produciamo rifiuti, in cui noi produciamo la nostra aggressione all'ambiente. Se le coprissimo di verde, tutto questo potrebbe cambiare in tempo breve. Ora, il mio tempo è terminato. Io mi scuso per avervi spaventato, perché spesso mi viene detto che genero ecoansie. Ora c'è questo nuovo termine, ecoansia, e mi dispiace se vi ho ecoansieggiati, insomma. Perché non vedo altra possibilità che raccontare i numeri, per raccontare ciò che sta accadendo. E soprattutto, io sono ottimista, davvero sono ottimista, non sto scherzando. Questi sono i numeri della catastrofe che abbiamo provocato finora, ma sono ottimista pensando alla semplicità delle soluzioni che sarebbe possibile iniziare per rimettere tutto quanto in sesto. E quando, ad esempio, sento dire, quando stamattina è stata approvata quella legge dell'Unione Europea, che voi direte, ma interessa solo all'Unione Europea, vabbè, ma intanto siamo di esempio. Qualcuno prima o poi ci seguirà. Beh, se davvero noi entro il 2050 ripristineremo la totalità dei nostri ecosistemi, beh, avremo fatto una cosa straordinaria, una cosa unica. Come si dice, ognuno faccia quel che può e avvenga quel che deve. Grazie.